È assurdo, guardate che figo! Super Saiyan di terzo livello direttamente dal cellulare. Vai con la sfera della distruzione dal cellulare. Guardate quanto è figo, ragazzi, devastalo Joseph! Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati finalmente su Dragon Ball Xenoverse 2. È il caso di dirlo perché oggi potrò giocare a Xenoverse 2 tramite il mio cellulare. Se notate lì dietro c'è appunto il mio carissimo Joseph, però ragazzi lo vedremo anche sul mio smartphone. Per questa cosa incredibile proviamo assolutamente a superare almeno i 6000 mi piace e non appena li vedrò su questo video magari farò una guida su come riuscire a giocare a Xenoverse 2 o anche qualsiasi altro gioco della PlayStation 4 sul vostro smartphone. Come sapete oggi, domenica 8 gennaio, a partire dalle 19 ci sarà su Italia 1 una grandissima maratona di Dragon Ball Super con ben 11 episodi di fila. Ragazzi, non sto scherzando, gli episodi ci saranno dalle 19 alle 23 circa e la mia idea era quella di fare una live streaming sul mio canale in modo tale da commentare insieme tutti gli episodi. Effettivamente non credo di commentarli tutti, ma almeno dalle 19 alle 21. Fatemi sapere se l'idea vi piace perché forse in mia compagnia ci sarà anche Blaziken68. Ve lo ripeto, non è nulla di sicuro, però l'idea c'è. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram e soprattutto sulla mia pagina Facebook per sapere appunto se la cosa verrà fatta oppure no. Ed eccoci che ci ritroviamo addirittura nel menu della PlayStation 4. Come vedete, questi sono tutti i miei giochi e posso avviare chiaramente Dragon Ball Xenoverse 2. Ed ecco che ci ritroviamo con il nostro caro Joseph direttamente sullo smartphone. Ragazzi, notate che sto controllando io direttamente il tutto. Notate chiaramente che ci sono un bel po' di scatti, ogni tanto c'è un bel po' di lag perché alla fin fine non è che io sto giocando davvero a Xenoverse 2 sul cellulare, o meglio, sì, però tutto questo è alla fine uno streaming della versione PlayStation 4 che in realtà potrei giocare anche direttamente sulla TV. Per quale motivo potrebbe essere utile questa cosa? Magari se siete in un'altra stanza e non volete utilizzare la televisione che, ecco, usate di solito per giocare a Xenoverse 2 o qualsiasi altro gioco della PlayStation 4, potete appunto ricorrere a un vostro smartphone o tablet Android. Non so poi se c'è la versione iOS per iPad e iPhone. Allora, andiamo a togliere la nuvola Speedy o nuvola Kington in base alla pronuncia e andiamo a fare subito una battaglia. Vi dico subito, ragazzi, giocare direttamente dallo smartphone è davvero difficilissimo, in particolar modo qui su Dragon Ball. Alcune mosse, trasformarsi, è davvero quasi impossibile farle. Io ve lo ripeto, se volete una guida dovete spolliciare adesso e scrivermelo nei commenti. Allora, con R1 chiaramente facciamo il target e possiamo avvicinarci a Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Guardate, ci si può giocare, non è impossibile. Però ragazzi, vi posso assicurare che è tosta, eh. Io ho scelto l'allenamento proprio perché voglio evitare qualsiasi tipo di problematica. Allora, trasformarmi pure è un'altra cosa complicatuccia. Dovrei fare così. Guardate che casino. Boom! Mamma mia ragazzi, si va col Kaioken e si malmena malamente Goku. Avete notato voi stessi che anche poi attivare le mosse è qualcosa di praticamente impossibile. Io ci provo, vediamo un po', R2 e abbiamo la Kamehameha dirompente. Cioè guardate, devo utilizzare due dita contemporaneamente della stessa mano e diventa un casino, devo ammetterlo. Adesso ho scelto un altro scenario ragazzi perché voglio assolutamente fare una cosa fighissima, ovvero trasformarmi in Super Saiyan di terzo livello in vostra compagnia. Siccome è davvero una cosa complicatissima, vediamo se ci riusciamo. R2, L2 e ci siamo. Vai così, Super Saiyan di terzo livello direttamente dal cellulare. Mamma mia ragazzi, che cosa incredibile. Guardate Joseph. Dai ragazzi, è assurdo, dovete ammetterlo anche voi che è davvero bellissimo. Allora, proviamo a fare un po' qualche mossa. Cannone dell'innocenza. Poi proviamo anche le altre, di nuovo la Kamehameha dirompente, mamma mia ragazzi. Il mio obiettivo però adesso è utilizzare un'altra mossa suprema, vediamo se ce la facciamo ragazzi. Vai con la sfera della distruzione dal cellulare, guardate quanto è figo ragazzi, devastalo Joseph! Mamma mia raga, che figata incredibile! No vabbè ragazzi, io mica su un botto. Chiaramente continuerò sempre a giocarci dalla PlayStation 4, però vedere una cosa di questo tipo devo ammettere che è davvero entusiasmante. È molto molto particolare. Quando ho saputo che era possibile giocare a Xenoverse 2 o qualsiasi altro gioco della PlayStation 4 con lo smartphone sono impazzito e non ho potuto fare a meno di provarlo e vederlo con i miei occhi. Se volete la guida completa su come riuscire anche voi a giocare con lo smartphone ai titoli PlayStation 4, mi raccomando, superiamo i 6000 like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulle due miniature che vedete ora a schermo per guardare altri video di Dragon Ball Xenoverse 2. Quindi alla prossima, ciao!